vita mia non avevo mai visto fare tante storie per qualche migliaio di litri di benzina. Non è così semplice. Questo è un nuovo tipo di supercarburante. Il governo ha chiesto agli autorobot di sperimentarlo. Quelli sono di certo i robot dalle forme più strane che io conosca. Tutto tranquillo per il momento. Già, è come si dice nei film western, troppo tranquillo. Date le precauzioni che abbiamo preso, è poco probabile che gli instructor sappiano che esista il supercarburante. È vero. Però se Megatron lo scoprisse farebbe qualsiasi cosa pur di impossessarsi. Togliamoci di mezzo. Sei intervenuto al momento giusto, Pantera. Bravas! Barbiero, Nibio, presto, inseguiteli! Con immenso piacere, Megatron! Si fanno centro, il combustibile esplode, ci mandano dritti in paradiso, dobbiamo metterci a riparo! Non hai che da dirlo! Picchiata! Accidenti, non è tutto il guadagno! Nibio, c'è ancora le calcagna! Voltiamo a destra, seminiamoli! Smetti! Sembra piuttosto malconcio. Portiamolo via, ha bisogno di qualche razzo. Non posso crederci. Quel branco di deficienti carrozzati sta riuscendo a mettersi in salvo. Capo, sarà difficile inseguirli non avendo neanche una ruota. La corsa è finita. Non avvicinatevi, altrimenti vi distruggo. Inutile dirvi che razza di esplosione sarebbe provocata dal supercarburante. In quel caso, salteresti per aria anche tu, Megatron. Correrò il rischio, perciò togliti di mezzo, Commander. Puoi scordartelo. Vorrai ammazzarci tutti, Megatron. E sinceramente, secondo me non hai il fegato per farlo. Sei morto, miserabile carcassa. Prova a mangiare la mia polvere. Il supercarburante sarebbe già mio a quest'ora. Cosa intendi fare? Sulla strada purtroppo non hanno rivali. Questa è una faccenda che ci converrà modificare. Attenzione, stiamo subendo una deviazione sulla rotta per la base. Prima di rientrare, procuriamoci delle ruote. Il campione di Formula 1 riesce a portarsi in testa mentre mancano pochi giri. Continuano a tallonarlo da vicino. Ora è data la che diavolo c'è? Aiuto! Ti scongiuro, non farmi del male! Prenditi il malloppo! Prendi! E che ci faccio? Io voglio la macchina! È la polizia che parla. Stai superando il limite di velocità. Rallenta e accosta. Non ci penso neanche lontanamente, amico. Ottimo lavoro, Tartar. E adesso non ci resta che tramutare queste automobili in ordigni distruttivi micidiali. Facciamo un collaudo su strada.
Perfetto! Il campo di forza automatica rende praticamente indistruttibili gli abitacoli. La simulazione continua con la prova di resistenza. Incredibile, superano ogni mia aspettativa. Neanche gli autorobot riescono a fare quel genere di acrobazia al volante. Guida acrobatica, giusto. È la nascita degli Stanticon. Ehi, ma che diavolo sono? Ora è Tartar a portarsi in testa. Che ci farà Megatron con dei mezzi strada? È quello che vorrei scoprire. Sulla Terra non c'è modo di munirli di una personalità cibernetica come quella che abbiamo noi, a meno che... Allarme, allarme, il ponte spaziale dei Destructor è stato riattivato. Adesso hai capito che cosa vuole fare? No, che cosa? Teletran 1, contatta Megarobot via radio, convocalo qui immediatamente. Per governare le strade, ognuno dei miei Stanticon dovrà essere fornito di una personalità dal funzionamento indipendente e non esiste che un unico luogo nell'intera galassia dove fare ciò è possibile. Sei riuscito a localizzare quello che cerco? Affermativo. Ho già rilevato la posizione del vettore Sigma. Vettore Sigma? Sicuro. È il megacomputer che sta nelle profondità abissali di Cybertron, colui che ha dato a tutti noi la vita. Megatron, ricordati che il vettore Sigma non può essere riattivato senza la chiave del circuito. Che cosa? Spiegami perché non me l'hai detto subito. Adesso come faremo a trovarla prima dell'arrivo degli autorobot? È in possesso Alpha Trion. Ah, Alpha Trion, eh? Andiamo a fare una visitina a quel vecchio pazzo. Megarobot, trasformati in razzo. Dobbiamo raggiungere subito Cybertron. Trasformazione effettuata. Dove avrò cacciato quella punta di diamante per la perforazione automatica? Deve essere nascosta qui da qualche parte. Tu! Voglio quella chiave, Alpha Trion! Ma io non ho la più vaga idea di quello che intendi dire. Di che stai parlando? La chiave di accesso a Vettore Sigma. Tu sai perfettamente dov'è. Ah, ora ho capito. Dovrebbe essere qui! Immobilizzalo e trovami la chiave! Sì, signore, eseguo subito. Eccola la chiave di Vettore Sigma! Ora siamo pronti a dare la vita ai miei Stanticon! The Transformers will return after these messages. We now return to the Transformers. Dobbiamo parlare con Alpha Trion, che sa più lui del vettore Sigma che tutti noi messi insieme. Senti i nomi, è tutto sotto sopra, non ho mai visto tanto scompiglio prima. I Destructor ci hanno preceduto. Alpha Trion! Alpha Trion!
Sono qui. Megatron ha preso la chiave. Bufalo! Doc, potete ripararlo? Sì, ma ci vorrà del tempo. No, Megatron potrebbe già aver raggiunto Vettore Sigma. Seguitelo. Non riusciremo mai a fermarlo senza il suo aiuto. Fate tutto il possibile per lui. Vi ringrazio, amici miei. Megatron vuole Vettore Sigma per dare alla sua nuova divisione di macchine una personalità. È una cosa fattibile? Vettore Sigma è inattivo al momento, ma la chiave rubata da Megatron fa parte dei suoi circuiti energetici, ragion per cui, a meno che non accada qualcosa di imprevisto... Adesso è tutto chiaro. Presto, muoviamoci! Per quanto ne so io, questa è l'unica strada che porta a Vettore Sigma. Andiamo! Ci siamo! In quella sala c'è Vettore Sigma! Non siamo soli, signore. Centurioni androidi stanno custodendo Vettore Sigma! Aprite il fuoco! Non si riesce a fermarli! Cerca di fare qualcosa, Megatron! Ho un'idea! Quello è un trucco astuto! Programmati per fare la guardia a Vettore Sigma e questa chiave è il pezzo mancante, quindi me ne servirò per tenerli sotto controllo. Ascoltate e obbedite, centurioni! Gli Autorobot sono nostri nemici, dirigetevi sulla superficie del pianeta e poi distruggeteli! Memor, apri la porta! Siamo scampati all'esplosione per miracolo. Da che parte, Alfatrio? Adesso la presa d'aria è l'unica via rimasta. Con un pizzico di fortuna quella bomba dovrebbe essere l'ultima sorpresa che ci ha serbato Megatron. Sembrerebbe un magazzino. Diamine, quante cianfrusaglie! Tuttavia un tempo quelle astronavi hanno servito Cybertron egregiamente. Già, ma questo succedeva molti secoli fa, muoviamoci! Non ci saremmo mica persi. I Destructor non sono così in gamba ad aver fatto questa strada. Al contrario, è questa senza ombra di dubbio. Come puoi affermarlo con certezza? Perché chi altri potrebbe aver mandato quei sicari ad ammazzarci? Vettore Sigma. È proprio quello, Vettore Sigma. Lo è, il mega computer che ha instillato in tutti noi la vita. E come diavolo ha fatto? Sta zitto, piccolo idiota ignorante! Finalmente, dopo milioni di anni, ecco il risveglio di Vettore Sigma. The Transformers will return after these messages. We now return to the Transformers. Io sono Vettore Sigma. Prima ancora che Cybertron fosse creata, io esistevo. Chi è colui che mi ha riattivato? Io, Megatron, una delle tue stesse creature. Cosa ti ha spinto a farlo? Rispondimi! Voglio che tu dia una personalità agli Stanticon. Essi sono dei capolavori di cibernetica come noi. Devi colmarli di odio verso gli Autorobot e tutto ciò che quei maledetti rappresentano. Ebbene, fammi avvicinare!
contro loro siamo perdenti in partenza, dobbiamo ritirarci. D'accordo. Forse riusciremo a trovare delle armi adatte a combattere. Giuratemi eterna obbedienza. Mi chiamo Motor Master, giuro solennemente di essere leale. Io sono Dead End e sono pronto a fare tutto quello che vuoi tu. Io mi chiamo Breakdown, obbedirò solo a te. Io sono Dragstrip, vivrò per eseguire i tuoi ordini. Mi chiamo Pile Driver, non vedo l'ora di affrontare i nemici. Bravo, ben detto. Ne avrai presto l'occasione. Appena torneremo sulla Terra, seguitemi! Non possiamo battere in ritirata. Alpha Trigon. Doc, Buffalo, dobbiamo rendere di nuovo servibili quegli androidi e non abbiamo più di 2 minuti per farlo. Quando è che ci metterai alla prova? Presto, molto presto, sta calmo. Stanno arrivando. Svegli, liberate gli androidi. Uscire altri androidi. Grossi e stupidi. Andiamo. Benvenuti, Staticon. Questo mondo appartiene anche a voi adesso. Fatelo a pezzi! I loro mostri ci hanno battuti sul tempo. Alpha Trigon, ma è quello, vettore Sigma? Già, e all'apparenza si direbbe che abbia già dato a Megatron quello che cercava. Bene, bella roba! Ci siamo rotti la schiena per cercare di fermare quell'essere infido. E a cosa è servito? A niente! E Megatron con la sua nuova divisione di automobili a quest'ora starà già facendo razzie in giro per il mondo. Bisogna fare qualcosa, Commander. Certo, sta calmo, Radio Robo. Alpha Trigon, ti ricordi di quelle antiche astronavi che abbiamo visto nel magazzino? Sicuro. Potrebbero essere ripristinate e modificate per assomigliare ai moderni jet terrestri? Hai una vaga idea delle difficoltà che incontreremo nel corso di un procedimento del genere, ammesso e non concesso che siano ancora funzionanti, è passato troppo. L'abbiamo già fatto con quegli androidi, no? Certo, questo lo so, però quello che hai in mente adesso è una faccenda completamente diversa. Tuttavia, se la loro struttura interna dovesse essere ancora intatta, chissà che non esista ancora una remota possibilità. Dobbiamo tentare. Megatron ci sta lanciando una sfida sulla strada. Noi invece lo attaccheremo dal cielo.
Non sono eccessive tutte queste misure di sicurezza. Siamo abbastanza da fermare un esercito, signore. È stato già fatto un tentativo per rubare il supercarburante. Certo, ma... E quelle cose! Posso crederci, ma chi diavolo sono quelli? Non c'è nessuno alla guida di quelle auto. Questo sta a significare una cosa soltanto. Non possono che essere gli autorobot. The Transformers will return after these messages.